Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti alla mensa del tuo Figlio, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, e imitando la fede e la carità di San Nicola, andiamo incontro con gioia al Cristo che viene, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Eccellenza, prima della benedizione mi permetta di ringraziarla ancora una volta per la sua presenza in mezzo a noi. È veramente per noi
un onore grande e anche un sentirci stimolati nel camminare insieme e verso la santità, come ci diceva prima sull'esempio di San Nicola. Noi le assicuriamo come comunità, come le dicevo anche prima, la nostra preghiera, perché il Signore le dia tutte le grazie necessarie di cui ha bisogno per guidare saggiamente e prudentemente la nostra Chiesa diocesana. E noi ringraziamo sempre Dio per avercela data come guida, come padre soprattutto e come pastore. Ricordo soltanto alla comunità, mi permette eccellenza, la celebrazione venerdì 8 dicembre, Solennità dell'Immacolata, alle ore 10 come al solito. E prima ancora della benedizione, cioè, vedo che c'è una bambina che le deve consegnare una cosa, non so di che cosa si tratta, glielo dirà lei forse. E per la carità del Vescovo, ha detto, se ho sentito bene, sì, vero? Sai che significa? Significa che dal Vescovo a volte vanno delle persone, vanno delle famiglie che hanno bisogno, difficoltà. Poi sono famiglie veramente che sono in difficoltà, anche per dei figli che sono ammalati, che devono portare in ospedale o devono prendere medicine. E allora queste offerte che vengono dal Vescovo, poi il Vescovo distribuisce un pochettino secondo i bisogni alle persone che lo chiedono, quindi grazie. E la comunità lo sa e perciò ha fatto questo. Quindi. Grazie. No, grazie ancora a tutti voi, complimenti anche per la chiesa che avete ricostruito, riordinato. Ma Don Walter, noi pastori diciamo guidiamo, ma senza la collaborazione di tutti, e questo è importante, perché anche noi siamo stimolati, si deve creare un rapporto di fiducia, perché anch'io, grazie a Dio, il Signore mi ha fatto realizzare insieme agli altri, insieme, questa parola insieme, perché noi ci spingiamo a fare una cosa, un'opera, perché sappiamo che c'è il popolo di Dio che ha fiducia, ci sostiene e porta le offerte, si contribuisce ognuno per come può, anche piccoli gesti, come diceva prima, nel piccolo, nell'obolo della vedova è fondamentale, perché poi soprattutto sarà il Signore a restituire in doni che noi nemmeno sappiamo e immaginiamo quello che noi possiamo fare per la Chiesa. Quindi è bello che certamente ci vuole responsabilità e il coraggio a volte di chi assume la guida, ma ci vuole la collaborazione e la partecipazione di tutti, per cui sono veramente contento, vi faccio i complimenti, e come rendete bella questa chiesa, rendetela bella nella diversità dei doni e dei carismi, e quindi anche bello il coro, questa partecipazione anche della congrega, che è qui presente, del sindaco che rappresenta la comunità civile, anche gli stessi carabinieri che sono garanzia di una presenza dello Stato e un'attenzione. Quando vedete, quando c'è l'armonia, quando c'è la collaborazione, ti dà anche una speranza, una fiducia di andare avanti in maniera nuova e guardare anche il domani con più speranza. Penso che anche questo, io di questo ne torno edificato, perché quando vedo anche questi belli esempi, non è solo il Vescovo che deve confermare, ma sono anche le comunità che confermano nella scelta il Vescovo, e soprattutto lo sostengono con la preghiera, che è quello che chiedo, giustamente gli ammalati, gli anziani che sono a casa, sono delle piccole monache che vivono questa esperienza che sembra inutile, ma io l'avverto, io ho delle ragazze, ma sono giovani signore che sono in convento di clausura, sono uscite anche dalla parrocchia dove sono stato parroco, e io per qualsiasi bisogno chiedo a loro, e quando chiedo la preghiera, a parte che sento anche questo aiuto che mi sostiene, lo sento, quindi crediamoci agli ammalati, fa bene Don Walter a richiamare questo, a incentivarla la preghiera, perché sembra uno che soffrì in un letto, che sembra inutile per la società, è inutile, anzi è un peso, si cerca anche purtroppo con delle leggi a farli andare via prima, però noi sono una risorsa, perché diceva il Vescovo stamattina, no?
la malattia, la persona malata, sofferente, è un luogo teologico, c'è la presenza di Cristo e la carne viva di Cristo presente nelle membre sofferenti. Noi crediamo molto in questo, stiamo vicino, attingiamo dalla loro forza, dalla loro fede, dalla loro preghiera. Questo vi chiedo di farlo a tutti, scambievolmente, perché io ogni giorno quando prego le lodi porto nel mio cuore sia tra i primi sacerdoti, ma tutte le comunità che mi sono state affidate, a cui sono stato anche affidato. Ci affidiamo reciprocamente, questo è bello, per poter camminare insieme. E adesso chiediamo per intercessione di San Nicola la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Nicola, patrono della nostra comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Nicola la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Nicola ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.